Io ve l'avevo detto di non ficcarvi nei guai. Non le rimproverare. Guarda che se si sono inventati questa storia è proprio perché ti vogliono bene. È la verità, non ce lo siamo inventato. Ma non ci vede nessuno. Ora basta però, eh? Avete già rischiato abbastanza, la dovete smettere. Ma noi... Niente ma. Fate i bravi e ve ne tornate a casa. Possiamo fare nient'altro per te. Portatemi un bel dolce. Una torta. Così l'attesa qui sarà meno amara. Per il resto ci penso io. Fidatevi di me. Ragazzi, ci avete detto solo un saluto. I vostri genitori vi aspettano, su. Tieni, me l'ha regalato Tony. Ma è meglio se lo tieni te. Almeno senti un po' di musica e non ti annoi. Grazie. Ciao. Cosa intendi fare adesso? Non voglio che i ragazzi corrano dei rischi. Non lo posso sopportare. Dirò che sono stato io. Ma non è vero. Lo so, ma lo devo fare. Ora comincio a capire un sacco di cose. Almeno così metto al sicuro i bambini. È il minimo che posso fare per loro, dopo tutto l'affetto che mi hanno dimostrato. E poi, Mirella, non mi crede più nessuno. Mi sono rassegnato. Ma perché ti rassegni così? Io non ti capisco. Guarda, ti farai anni di galera in questo modo. E che mi serve la libertà senza di te? Che vuoi dire? Voglio dire che ti amo. Ecco cosa voglio dire. Ma se tu nemmeno mi guardi, a che serve uscire da qui? Io non riesco nemmeno a respirare senza di te, ti rendi conto? Io non mi ricordo un solo istante da quando ti ho visto passato senza pensare a te. Io ti amo. Ti amo da morire. Perché non me l'hai mai detto? Perché non avevo il coraggio, mi sentivo ridicolo. E sbagliavo. La cosa più bella della vita sono i sentimenti. E non bisogna vergognarsene. Il denaro, la libertà, non valgono niente senza i sentimenti. E tu ne hai più di tutti. Forse li ho tenuti nascosti per troppo tempo. La colpa è anche mia. Me ne sarei dovuta accorgere. E come facevi? Bastava guardarti meglio negli occhi. Signorina, la prego, non può rimanere qui. Mirella, vada tu ai bambini. Ho bisogno di una persona che gli dia coraggio. Glielo darò. Adesso ho tutto il coraggio che mi hai dato tu. Ormai Pasquale era tranquillo, ma io meditavo la vendetta. La migliore vendetta è il perdono. Sì, sì. Come sì, sì? Direi proprio di sì. Ci sono 500 milioni. 500? 400 per lo scambio? Avanzano 100, siamo a posto. Scusa. Speriamo. Che vuoi dire? Voglio dire che io i ragazzini non li avrei lasciati liberi. Troppo pericoloso. Ah no? E cosa gli avresti fatto? Ah, volevi torcergli il collo con le piccole pesti puzzolenti, così avremmo trovato la polizia pure sotto il letto? Invece ora c'è qualcuno che può dimostrare che li abbiamo rapiti? No. E allora? Dobbiamo stare calmi. Senza correre rischi inutili. Pensiamo piuttosto a domani. Non bisogna sgarrare. Io vado a scuola. Ah, ma... hai fatti correggere i compiti dalla maestrina? No.
alla cerimonia di inaugurazione del nuovo campetto di calcio. Ci saranno tutti. L'importante è che ti vedono, eh? Certo. E così voi domani intanto fate lo scambio. Che c'è? C'è che tutti i rischi ce li prendiamo noi come al solito. E allora? E allora anche i 100 milioni ce li prendiamo noi. Va bene?